Ciao ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Oggi siamo qua tornati in un nuovissimo video perché oggi faremo i pronostici della prima giornata dei mondiali. Mi raccomando ragazzi, prima di tutto like, iscrivetevi alla campanella, condividete questo video con tutti i vostri amici e state sempre aggiornati sul mio canale, che non perdete alcun contenuto pubblico. Seguitemi su Instagram, giungamer, trattino basso, sul sito Viola John Gamer. E seguitemi anche su Twitter, se non chiude, chioccia John Gamer. E basta, sul canale gaming e le solite cose che non vi sto qui a ripetere. Qatar Ecuador. Allora, è una partita, la prima partita dei mondiali, l'inaugurazione. E sarà senz'altro una partita bella. Può essere una partita, non andrò a dire il risultato esatto perché le squadre le conosco poco. Però andrò soltanto a dire magari 1, X, 2, queste cose qui. Può essere una partita da tripla, secondo me. Può vincere il Qatar come può vincere l'Ecuador, come può finire in pareggio. Ma io credo che, visto che il Qatar è la prima, io dico 1X. Perché il Qatar è una squadra che secondo me potrebbe fare un mondiale decente. Quindi dico 1X per il Qatar. Poi, Inghilterra-Iran. Uno secco, senza troppi problemi, perché secondo me l'Inghilterra, nonostante questa roba, l'Inghilterra non convince più di tanto. Io credo che l'Iran sia troppo debole per impensierire l'Inghilterra. Quindi io credo che la squadra di Southgate vincerà questa partita senza troppi problemi, appunto. Poi, Senegal, Paesi Bassi. Allora, partita Olanda sarebbe partita molto interessante. Partita bellissima, su questo non c'è dubbio. Può anche qui, secondo me, finire da tripla. Però vedo l'Olanda più favorita. Cioè, io la vedo favorita rispetto al Senegal. Cioè, la vedo meglio in questa partita. Quindi sparo un X2 per l'Olanda. Stati Uniti-Galles. Diciamo che qui, secondo me, gli Stati Uniti sono favoriti, e anche di tanto, perché sì, il Galles ha Bale, però, cioè, non credo potrebbe fare granché. Quindi io dico, senza troppi problemi, 1X per USA. Argentina-Arabia Saudita, 1, senza troppi problemi. L'Argentina è una squadra disumana, con tutto il rispetto per l'Arabia Saudita, che credo che l'Argentina se la mangerà, ecco. Danimarca-Tunisia, uno secco per qua. Secondo me la Danimarca è molto più forte e quindi la vedo senz'altro meglio rispetto alla Tunisia. Quindi io la vedo, cioè almeno io la vedo da 1 per la Danimarca. Poi Messico-Polonia, partita molto affascinante. Potrebbero esserci delle sorprese, però io comunque diciamo che la sorpresa secondo me sarebbe che finisse in pareggio, perché secondo me o vince la Polonia o vince il Messico. Secondo me non pareggeranno le due squadre. E quindi io dico X2 per la Polonia. Francia-Australia, allora, non vado con l'uno secco, perché secondo me la Francia che ha perso Benzema. La Francia che veramente ha perso anche un Cucu. Cioè, la Francia ha tanti giocatori fuori per infortunio. Non è la squadra più forte. Secondo me la Francia è la squadra più forte agli europei. Ma secondo me la Francia rispetto agli europei si è indebolita tanto. E io credo che potrei. Io metto 1X. Non metto X2 perché è esagerato. Perché comunque affronta l'Australia, dovrebbe vincere. Marocco-Croazia, partita molto bella. Peccato che non la guarderò. Però veramente è una bella partita. Quindi vi sparo 1X, perché il Marocco quest'anno, secondo me, sulla carta, non dico che sia più forte la Croazia, ma sono quasi pari di livello, cioè pari pari. Quindi potrebbe secondo me uscire anche una vittoria del Marocco, però io vincolo però anche con appunto 1X. Poi Germania-Giappone. Allora, non vado con l'uno secco perché il Giappone è una bella squadra. Kamada, Tomiyasu, tantissimi giocatori molto interessanti. Però allo stesso tempo non credo il Giappone riuscirà a vincere.
Quindi vi dico appunto 1x con la Germania, secondo me, però rispetto al Giappone che è messa meglio. Spagna Costa Rica 1, non so, ecco, senza pensarci, la Spagna è troppo più forte della Costa Rica, che sulla carta forse è la squadra più scarsa di questo mondiale, e quindi credo che la Spagna riuscirà a vincere senza problemi, quindi vittoria facile per la squadra di Costa Rica. Belgio Canada, partita straordinaria, partita spettacolare, spero di riuscirla a vedere, perché secondo me se la riesco a vedere sarà veramente una partita bellissima. Potrebbe essere una partita da tripla, perché secondo me il Canada potrebbe insidiare il Belgio. Non metto mai l'uno secco, però allo stesso tempo metto 1x. Pensiamo subito che il Canada rispetto al Belgio è più debole. Quindi io credo che il Belgio vincerà, però io mi copro anche con appunto 1x. Poi Svizzera-Camerun, parte anche qui secondo me molto molto interessante, per il semplice motivo che il Camerun è una squadra senz'altro molto interessante, con Onana, Zambanghissa, Choupo-Moting, veramente giocatori in forma, e questo potrebbe essere un vantaggio. Però la Svizzera ha tanta esperienza nelle coppe, negli eventi internazionali, e ha veramente anche lì tanti giocatori molto molto forti, e quindi credo che comunque la Svizzera vincerà, vi dico 1x. Però mi copro, perché comunque il Camerun è una squadra interessante, come dicevo in precedenza. Uruguay-Corea del Sud, credo vincerà senza troppi problemi l'Uruguay. La Corea la considero una squadra debole. Cioè, sì, ok, Hakim, che potrebbe essere veramente importante per questa Corea, però anche Son è vero, però la Corea la vedo veramente male. Cioè, l'Uruguay è diretta la favorita. Portogallo-Ghana, uno secco anche qui, perché secondo me il Portogallo non sbaglierà la prima partita. E il Ghana, sebbene abbia veramente giocatori secondo me di livello, non credo riuscirà a impensierire questo Portogallo. Quindi uno secco. Passiamo all'ultima partita, Brasile-Serbia. 1x, perché il Brasile la vedo favorita rispetto alla Serbia. Vedremo cosa riuscirà a dare Neymar. Richarlison, cioè il Brasile, secondo me è la squadra più forte di tutte. Secondo me è la favorita il Brasile. Però diciamo che la Serbia è una squadra molto molto forte, molto interessante. Kostic, Vlahovic, Mitrovic, Milinkovic. Quindi potrebbe anche uscire una vittoria della Serbia. Però io credo che comunque il Brasile riuscirà a vincere. Vi dico appunto 1x, come dicevo prima. Detto questo erano i pronostici, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo con un prossimo video. Credo, vabbè, il Qatar Ecuador, non so se riusciamo a fare il post partita, spero di sì. Domani Inghilterra Iran vorrei portarvi il post partita, però se non vi dovessi portare quello, vorrei portarvi Senegal Olanda, oppure se non porto Senegal Olanda, porto Inghilterra Iran. Insomma, ormai nella vita riesco a portare tutte e due, però. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!